caso lì ormai non serve neanche presentarlo, perché è ben conosciuto a tutti i poeti verseggiatori, al pubblico. Per la prima volta con noi pure lui a San Miliano a febbraio durante l'Aurora della Pace, e con grande gioia posso dirlo, è rimasto con noi perché lo abbiamo ascoltato e ammirato durante tanti eventi. A giugno presso Fascinare Interno, anche il scorso grande Grand Gala anniversario a Palazzo Clusone. Stasera, assieme a Elisabetta Fabri, una sorpresa per tutti noi, un'intervista impossibile a un poeta, e sorpresa pure per me, Enzo Brasolin ed Elisabetta Fabri. Buonasera, si è parlato di poeti e di poeti ce ne sono tanti, si è parlato di donne, ebbene questa sera vi proponiamo di Umberto Eco l'intervista a Beatrice, quindi le donne dei poeti. Io mi limiterò a fare Umberto Eco di intervistarla, ma lei è così bisognosa, Beatrice naturalmente, di dire quello che pensa di Dante, che non mi lascerà quasi il tempo di fare delle domande. Signora Beatrice? Sì, scusi, ho da fare. Sono subito da lei. Ma dico, che cosa fa? Cosa faccio? Faccio che c'è la Francesca da Rimini. Sa quella grulla intervistata da Sanguinetti? Si è messa nei guai come al solito. Tutti porci questi uomini. E poi se ne lavano le mani. Adesso cerco di metterla in contatto con Cleopatra, che conosce un indirizzo giusto, capisce anche lei. Queste donne, se non si danno una mano l'una con l'altra. E poi c'è Laura, che ha messo su tutti a letto, una stazione termale a Valchiusa. Ma si sa, sono due donne sole e i fornitori se ne approfittano. Adesso scrivo a Saffo che lei ha delle esperienze di comuni femminili e mi dica come si mettono a posto queste cose, almeno sotto il profilo fiscale. Tieni, porci questi uomini! Ha letto l'ultimo numero di F? No, cioè sì, ma ero venuto per un'altra cosa. Io stavo facendo un'inchiesta sulle donne dei poeti. Oh, ma che bella idea! Ma perché non fa un'inchiesta sui poeti delle donne? Ma cosa significa le donne dei poeti? Cosa sono le donne in proprietà dei poeti? Guardi, Madame Stelle, lei sì che prendeva i poeti che voleva. Quelle erano donne che avevano i poeti tutti per loro. Oddio, non dico che sia bella, le cose dovrebbero avvenire sul piano di parità, ma insomma, tanto per controbattere le pretese di questi maschi. Gaspara Stampa non scriveva mica male, Vittoria Colombo lo stesso, ma sono sempre rimaste le donne di qualcun altro. Ma le pare il modo? Scusi signore, mi sono espresso male, volevo intervistare donne che per libera elezione abbiano avuto, come si dice, affettuose amicizie con dei poeti. E io che c'entro? Io per fortuna con i poeti non ho avuto affettuose amicizie. Io ho avuto un'affettuosa amicizia che si chiamava matrimonio con Simone De Bardi, un uomo con la testa sul collo e vabbè, anche lui non è che fosse uno zuccherino, mi ha messo incinta e zacchete. Con lo stato degli ospedali fiorentini nei miei tempi sono finita al creatore. Meglio perderli che trovarli gli uomini. Come, scusi? Non ha avuto rapporti con poeti. E chi? No, dico Dante Alighieri. Per piacere, non mi parla di quello sciocco che mi ha già dato sin troppi fastidi. Io non lo conoscevo neppure. Lo so, lei non ha mai avuto rapporti diretti, ma vi vedevate da piccoli. Lei aveva 9 anni o li aveva lui, non ricordo. Vi siete incrociati? Ah, per incrociarci ci siamo incrociati tante altre volte, sfido. Cascamorto si appostava in tutti i cantoni, come girava l'angolo me lo trovavo davanti con gli occhi di pesce bollito, con i polsi così tremavano, e le mie amiche cominciavano a prendermi a gabbo e io dovevo far finta di non accorgermi, ma ero noioso, sa, certe volte non uscivo per paura di incontrarlo. Ma dico, se lui si fosse dichiarato? Intanto lui non si dichiarava perché non era il tipo, balbettava parole in latino. Quello con le donne non ci sapeva fare, tutto di testa. Sa quei temperamenti solitari che l'amore lo fanno nel sonno e basta? Beh, insomma, si è sposato. Oh, e con chi? Gemma?
figlioli, non ci vuole mica molto, dico per l'uomo, È un fatto meccanico, tanto poi è la donna che gli partorisce gli allega, l'uomo. Guardi il caso del suo amico. Chi? Ma codesto suo Dante, come si chiama? Non vorrà mica dire che è amico mio? Cosa ha fatto? Tutta la vita zozzo per il mondo all'estero, Pisa, Treviso, Bologna e non so dove altro, insomma, alle spalle di qualche arricchito che si voleva tenere il poeta in casa. Ma lui non era mica contento, diceva sempre che il pane altrui sa di sale. Intanto lo mangiava il pane altrui, non mangiava il pane che sa di sale, e la moglie a casa dalla tre piccoli. Non mi faccia parlare, la prego. Ma dicevo, certo che non si è dichiarato, e purtroppo, perché almeno si faceva tanto ad aprire la bocca, gli davo la baia una volta per tutte. Una volta ho persino salutato per provocarlo, ma lui zitto, guardone, con quegli occhi foschi e quel naso, mio Dio, ma presente il naso? E quello voleva fare il bagheggino con me, che non fu per dire, ma allora era una ragazza che quando passava vestita di nobilissimo colore ogni lingua la diventava tremando muta. I maschi lo sa meglio di me, loro non pensano che a quella cosa. Beh, adesso si sa, sono sciupata perché la maternità non fa bene a nessuno. Cioè, no, non la maternità in sé, non dico. È tutto un rifiorire del corpo. Ma il modo in cui poi ce la fanno gestire, diventa una schiavitù. Ah, non creda che io sia una santarellina, che all'amore non mi abbia mai interessato. No? Guardi, già allora i miei ragazzini, oh via, i miei flirtini li avevo e quando camminavo davo per gli occhi una dolcezza al cuore. Che intender non la può chi non la prova. E poi io, all'amore fisico ci credo. Fare l'amore fa bene, è fisiologico, è natura. Guardi Pia De Tolomei che faceva tanto la schifitosetta, come se è rotta. Sembra uno straccetto pallido coi brufoli. Ma devono essere scelte libere. Una donna è un essere umano e non deve essere usata a comando. Porco sciovinista maschio, signor Alighieri. Guardi che tipo di discorso che è il mio. Adesso però non può dire che Dante non l'abbia, cioè che l'abbia usata. Non l'ha toccata neppure con un dito. Ah, perché lei una donna la usano solo quando, insomma, quando si fanno le cose a nanna. Ma via, non facciamo gli ipocriti. Non volevo parlarne, ma siccome lei è qui è perché le cose le sa meglio di me. E allora parliamone. Il signor Alighieri non mi ha usata, vero? Lui mi ha rispettata, così. Non ha cercato di gestirmi, no? Ha rispettato la mia libertà. E questo che vuol dire? Avanti, dica. Il signor Alighieri ha fatto di lei la sua musa, la sua ispiratrice, la, come dire, angelicata. Ma se si fosse angelicata la sua Gemma Donati, quella pietra, là, sa chi voglio dire. Mi scusi, ma una donna ha anche un'immagine umana, pubblica. E che diritto aveva lui, visto che non c'era andata nemmeno a letto? Ma che dico a letto? Quello, buono, ma certo di un piedino sotto il tavolo, che diritto aveva lui, dicevo, di farmi fare quella parte? Ancora adesso non posso andare in giro che mi segnano dito. Vedi quella? È lei che ha detto a